Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Come state? Bene, bene, bene. Carico per la partita di domani. Non vedo l'ora. Tutto a posto. Zero ansia per domani, perché alla fine sono convinto. Tranquillo. Nome? Enzo. Luca. Nome con cui sei conosciuto sul web? Luca Ortelli. Chalet Boom. Squadra del cuore? Qua non posso invertire. Napoli. La Juve. Ogni tanto mi confondo, così capita. Per 50.000 euro in contanti, cambieresti la tua squadra? No, mai, assolutamente. Luca lo farà, sicuramente. Ne basta 10.000. Ecco, lo vedi. Canta l'inno della tua squadra del cuore. Sinceramente canto il coro. Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore. Luca Ortelli sei un... E poi continuate voi. Vediamo se mi ricordo come fa. Juve, storia di un grande amore, domani tu prendi tre pere di Al Maradona, io vinco io. Qualcosa del genere. Hai mai pianto per la tua squadra? Assolutamente sì. Real Madrid-Juventus, 1-3, rigore di Cristiano Ronaldo, che non c'era. Per quanto fossi felice per lui, quel rigore era inesistente. Cosa saresti disposto a fare per far vincere il campionato alla tua squadra? Potrei anche uccidere Luca Ortelli, se serve. Partendo dal presupposto che non c'è bisogno di nulla, perché lo vinceremo lo stesso, vorrei dire rasare i capelli, ma non sarei per niente credibile. Quale calciatore ruberesti al tuo avversario? Nessuno. Non vorrei essere ripetitivo e dire nessuno come ha fatto Sciale, e quindi rispondo Gonzalo Higuaín. Quale squadra calcisticamente odi di più? Beh, chiaro, la Juventus. Molti si aspettano l'Inter. No, l'Inter mi fa solo un po' pena. Pagliacci. Io con tutto il mio cuore odio solo e solamente il grande magico Napoli. Osimhen o Vlahovic? Osimhen, non c'è paragone. Vlahovic è l'attaccante più sottovalutato della Serie A. Osimhen è l'attaccante più forte d'Europa. Hai detto bene. Sta zitto. Sciale ha detto bene. Vlahovic è il giocatore più sottovalutato. Sopravvalutato, sbagliato. Tu hai detto sottovalutato. Sopravvalutato, fa cagare Vlahovic. Vlahovic è ai livelli di Haaland, quindi Dusan Vlahovic. Come no. Haaland o Mbappé? Mi piacciono entrambi, ma Mbappé mi fa impazzire. Vlahovic. Sei ridicolo. Chi è il tuo calciatore preferito in assoluto? In assoluto ti dico Edinson Cavani, attualmente Victor Osimhen. In assoluto il giocatore più grande che questo pianeta abbia mai visto, Dio, Re, Cristiano, Got, Ronaldo. Attualmente il giocatore più forte della Serie A, Federico Alejandro Chiesa. Pro o contro la tecnologia VAR? Pro, assolutamente. Pro. Oh, ci troviamo d'accordo su una risposta, io e Luca Ortelli, attenzione! Quale squadra ha avuto più episodi a favore? Beh, la Juventus. Come vuoi? Il Napoli, 18 rigori inventati. Tutti. Tutti. Il creator che non sopporti? Guarda, sono molto indeciso tra Luca Ortelli e quell'incompetente di Enerix. Ma visto che Luca Ortelli è qui, sto facendo l'intervista con lui e mi sta ascoltando, io ti dico Ortelli Luca. Io Chalet Boom non lo considero un creator, perché loro sono amanti del Napoli, quindi passo alla prossima domanda. Chi è il tuo preferito su OCV Sport? È Faina, divertente, mi fa ridere. Chef Franco. Come lui un avversario non ce l'ho mai avuto. Che grande. Un avversario come Chef Franco non l'ho mai avuto. Fai il tuo pronostico pre-partita. Mi sono promesso che questa partita non do il pronostico. O forse sì, 2-1, Osimhen, doppietta. Qui qualcuno si sta cagando in mano. 3-0 Juve. 2-0 Juve. Certo. Federico Alejandro Chiesa. E Pogba. Scambieresti Mister Spalletti con Mister Allegri? Assolutamente no. L'allenatore più incompetente di questo pianeta. Ma che scherziamo, no. Prima di scambiare Allegri con un cosiddetto allenatore, divento tifoso del Napoli. No, grazie. Mi tengo il miglior allenatore del mondo, Massimiliano Allegri. Beh, ho qualche dubbio. Kvara o Federico Chiesa? Dice a Kvaratskhelia. Devo rispondere. De veramente. 3 mesi buoni contro 2 da fenomeno. Federico Chiesa è il giocatore italiano più forte al mondo.
rispondere. Di Lorenzo o Danilo? Ma che domande sono? Capitan Di Lorenzo, per forza. Capitano è giusto, anche l'iniziale, non è Di Lorenzo ma è Danilo. Capitano, unico Danilo, numero 6. Il Napoli-Juventus che ti è rimasto più impresso nella storia? Beh, io nel 2018 ho sognato. Non era un Napoli-Juve, era un Juve-Napoli, gol di Koulibaly. Te lo ricordi, Luca? E mi ricordo che quell'anno lo scudetto l'ho vinto comunque io. Vabbè. Io ti rispondo con Napoli-Juve. Primo anno di Pipita alla Juventus. Marcatore 0-1. La Juventus si spugna quello che adesso è Maradona. Una delle vittorie più belle. Si giocava di venerdì. Mamma mia, attenzione! E perché domani finirà proprio così con gol di Milik? Ma chi lo so. Me tocco. Qual è il calciatore tecnicamente più forte che hai in rosa? Stanislav Lobotka. Per quanto non mi piaccia, Angel Di Maria. Questo match sarà decisivo per lo scudetto? Ti rispondo in percentuale, ti dico 50% sì. Che vuol dire 50% sì? 50% è già fondamentale per lo scudetto, l'altro 50% mancano ancora tante partite. Non credo di aver capito, comunque ti rispondo io. Sì, è decisivo. Vince il Napoli, Napoli vince lo scudetto. È l'anno buono, vincono al terzo. E io mi sto grattando in questo momento. Bacioni, saluti, valigie, tutta a posto, tutti a casa, Juventus campione d'Italia. Per la 39esima volta. Certo. Chi vincerà, obiettivamente, secondo te, lo scudetto? Beh, ovviamente la squadra più forte d'Italia, la Juventus, che ha già vinto lo scudetto. Per forza. Io non sono un fifone come Sciale. Io mi espongo. Lo scudetto lo vince la Juve, ma quest'anno per davvero. Pure gli altri anni, pare che l'hai detto, ma... Sono tranquillo. Il momento in cui la Juventus inizia a giocare anche semplicemente un decimo di come giocate voi, diventiamo la squadra più forte del mondo. Certo, per forza. Dopo la squadra di Ronaldo. Lanciate un saluto alla famiglia di OCV. Ciao OCV, un bacione, forza Napoli, sempre, perché sei il più forte. Ciao OCV, sono d'accordo con lui, sempre forza Napoli. Vai Frasman, vai Frasman, vai!